In questo secondo video svolgeremo insieme il secondo esercizio, quello che abbiamo chiamato i miei corsi. Come per l'esercizio precedente, utilizzeremo Visual Studio Code e la documentazione di JavaScript, la reference di JavaScript disponibile su MDN WebDoc. In questo momento io ho aperto sia la documentazione relativa alle stringhe, sia la documentazione relativa agli array. Prima di leggere e iniziare il secondo esercizio, però, volevo sistemare, risolvere il problema, uno dei due problemi dell'esercizio precedente, che erano relativi alla duplicazione del codice. In particolare, come ricorderete, come potete vedere anche qui, queste linee di codice sono essenzialmente duplicate. Questo perché noi volevamo togliere i due voti, minori dell'array dei voti iniziali. E quindi per due volte cercavamo il minimo, lo toglievamo, poi cercavamo il secondo minimo nel nuovo array e lo toglievamo. Questo si potrebbe risolvere eliminando una delle due porzioni di codice e sostituendole, per esempio, con un ciclo for. In JavaScript, così da una parte cancelliamo queste quattro righe di codice duplicate e dall'altra utilizziamo anche un ciclo for, oltre a quello che abbiamo utilizzato qui. Poiché questo ciclo for ha anche una differenza rispetto a quello che abbiamo utilizzato più avanti nell'esercizio. Mentre questo ciclo for ciclava su un oggetto che è reiterabile, come un array, qui, se volessimo ripetere due volte questa porzione di linee di codice, non abbiamo un oggetto iterabile, non abbiamo un array su cui iterare. E quindi dobbiamo utilizzare o un altro formalismo o dobbiamo utilizzare qualche, diciamo, trucchetto per utilizzare il for off. Allora, il primo formalismo che possiamo utilizzare è il for tradizionale. Quindi for let v i uguale a 0, i minore di 2, i più più. Aperta graffa, chiusa graffa. Indentiamo per la leggibilità e cancelliamo il codice duplicato. Questo è un for, diciamo, tradizionale, in cui partiamo da 0, contiamo fino a 2, 2 escluso, e due volte, quindi la prima volta calcoliamo il minimo dell'array voti migliori, calcoliamo il primo voto duale, e calcoliamo la posizione del primo voto, la togliamo e poi ricicliamo la seconda volta e quindi togliamo anche il secondo voto. Se noi eseguiamo questo, vediamo che effettivamente il secondo array continua ad avere in fondo 30 e 24, che sono esattamente i valori che ci aspettavamo e che avevamo anche nella prima versione senza il ciclo. E se volessimo utilizzare invece il for off, visto che abbiamo detto che potrebbe essere preferibile utilizzare il for off, quello che possiamo fare è utilizzare un trucchettino. Dato che il for off ha bisogno di un elemento che sia iterabile, di un oggetto che sia iterabile, potremmo costruirne uno a mano. Quindi potremmo fare, per esempio, for const i, così manteniamo lo stesso nome di prima, di 0,1. Cioè costruiamo un array di due valori. E quindi iterando qui sopra, itereremo due volte, cicleremo solo due volte su questo valore. Notate che al di là della maggior compattezza di questa istruzione, l'altra differenza è che qui dobbiamo identificare e creare la variabile con un let e non con un cost, perché poi questa variabile viene aumentata volta per volta, mentre qui possiamo crearla direttamente con un cost, come abbiamo fatto anche più sotto,
proprio perché la variabile non viene ridichiarata al passo successivo. Quindi se noi salviamo e rieseguiamo questo, dovremmo comunque aspettare trovarci un array di voti migliorati 30, 30, 27, 25, 30, 24. Eseguiamolo e vediamo che in effetti non cambia niente, 30, 30, 27, 25, 30, 24. Quindi anche questa seconda modalità, seconda soluzione, ovviamente funziona. Questo per mostrarvi un esempio. In questo caso credo che sia meglio mantenere il for, diciamo, classico, tradizionale, piuttosto che creare apposta un array lungo fin quanto, no, ci serve con dei valori a caso per solo arrivare al nostro risultato. Adesso era abbastanza semplice, c'erano solo due valori, però sicuramente se doveste modificarlo e togliere per esempio i 5 voti minori, qui si tratterebbe di allungare questo array fino a farlo arrivare di lunghezza 5, qui basta invece cambiare un numero. Quindi questo chiude l'esercizio 1 e possiamo passare così all'esercizio 2. Quindi creiamo un nuovo file, salviamolo, sempre nella stessa cartella di prima, e chiamiamolo esercizio2.javascript. E come vedete nell'Explorer, se io chiudo l'esercizio 1, mi viene detto che l'editor ha aperto l'esercizio 2 e nella cartella invece ci sono ancora entrambi i file, per cui io posso aprire anche l'esercizio 1 nel caso in cui avessi bisogno di prendere dei pezzi o di rileggerlo o di lavorarci. Partiamo con l'esercizio 2. Prima cosa da fare è, come solito, scrivere use strict. Dopo aver scritto use strict, andiamo a leggere il testo del laboratorio, dell'esercizio. Dunque, questo esercizio ci chiede di realizzare un programma per gestire la lista dei corsi universitari. Quindi, ci chiede di fare quattro cose. Prima di tutto, definire i nomi dei corsi come una lista separata da virgole. Per esempio, metodologie di programmazione per il web, reti 1, paradigmi di programmazione, sistemi operativi, basi di dati e sistemi informativi, eccetera. Come seconda cosa, partendo da quella lista, dobbiamo creare un array che contenga i nomi, con un nome per posizione. Quindi metodologie, un array che abbia metodologie di programmazione per il web alla posizione 0, all'indice 0, reti 1 all'indice 1 e così via, assicurandoci che non ci siano spazi extra intorno alle stringhe, quindi che non ci sia uno spazio prima o dopo il nome del corso. Dopodiché dobbiamo creare un secondo array calcolando gli acronimi dei corsi e con gli acronimi vogliamo usare le lettere iniziali dei nomi. Quindi l'acronimo di sistemi operativi sarà SO, l'acronimo di reti 1 sarà R1 e così via. E gli acronimi però devono essere tutti maiuscoli. Quindi SO, la O dovrà diventare maiuscola anche se è minuscola. Infine, dobbiamo stampare la lista risultante di acronimi e di nomi. Quindi semplicemente stampiamo i corsi e stampiamo, quindi stampiamo questo array e stampiamo gli acronimi. Extra, mettiamo gli acronimi in ordine alfabetico. Quindi in ordine alfabetico per acronimi. Quindi vorremmo stampare da una parte l'acronimo e dall'altra il nome del corso corrispettivo in una lista, prendendoli da quei due array. Ma iniziamo dal primo passo. Che è la definizione dei nomi di corsi, che è il passo più semplice. Allora, io copio e incollo questo come esempio e iniziamo a creare, e dobbiamo creare una lista separata da virgole, quindi nel nostro caso è una stringa, che chiamiamo lista.
e al cui suo interno mettiamo tutti questi corsi. E poi se ne avessimo altri, potremmo metterne altri. Allora, questa è una stringa, che nonostante Visual Studio Code la metta su due righe, e in realtà, come vedete, su una riga sola, lui va a capo, mi mostra una capo automatico, ma in realtà questa è su una riga sola. Se ne volessimo, visto che può essere una stringa molto lunga, mandare a capo quando vogliamo, abbiamo due modi in JavaScript. Uno, inserire uno slash e mandare a capo, e in questo modo, vedete, rimane sempre della lunghezza giusta. E questo è un modo per mandare a capo una stringa tradizionale con le virgolette, quindi inserire questo backslash senza alcuno spazio, senza alcun carattere oltre questo simbolo. Quindi il simbolo deve finire la linea, se deve terminare la linea. Se c'è uno spazio dopo il simbolo, non verrà interpretato come andare a capo, ma verrà interpretato come parte della stringa stessa. Vedete, se lo tolgo, Visual Studio Code mi dà errore. L'altro modo, quindi cancello la capo, l'altro modo è utilizzare i template literal, quindi il backtick, l'accento grave. Col backtick noi possiamo tranquillamente andare a capo, quindi inserire un invio all'interno della lista. Notate che io volontariamente ho mandato a capo mantenendo uno spazio prima di paradigmi di programmazione. Così possiamo verificare che la richiesta di assicurarsi che non ci siano spazi extra venga comunque mantenuta e soddisfatta. Quindi a questo punto abbiamo la lista. Ora creiamo un array che contenga i nomi, un nome per posizione, e poi assicuriamoci che non ci siano spazi extra. Allora, come facciamo a passare da una stringa a un array, che possiamo chiamare a questo punto corsi, costante, tanto non andremo a modificare l'array, a rimpiazzare l'array intero, al massimo modificarlo. Sicuramente possiamo partire da lista. Allora, la cosa più facile sarebbe se noi potessimo prendere questo, tagliare dove c'è la virgola, prendere questo, tagliare dove c'è la virgola, e così via. Vediamo se tra la documentazione delle stringhe c'è qualcosa che ci permette di fare questo taglio, questa divisione per la virgola. L'abbiamo già visto nelle slide, ma dovremmo utilizzare, per esempio, split. Ritorna un array di stringhe popolate, dividendo la stringa originale quando trova il simbolo sep, la sottostringa sep, quindi il carattere, nel nostro caso, virgola. Quindi noi vogliamo... Noi possiamo chiamare questo metodo su lista e come separatore usare la virgola e avere nell'array risultante, che sarà il nostro corsi, un nome di corso per ogni indice, per ogni spazio dell'array. Quindi lista.split, vedete che Visual Studio Code ci mostra la documentazione in line. Io preferisco mantenere la documentazione separata solo per questi video, per motivi didattici. Poi potremmo utilizzare tranquillamente questo se abbiamo già una vaga idea di come si chiama il metodo e vogliamo solo verificare. Quindi split, dove splittiamo? Splittiamo sulla virgola. Ok, allora controlliamo che di aver fatto giusto fin qui, che questo funzioni, quindi salviamo e eseguiamo. Allora, vediamo che in effetti è un array di 5, il cui primo è metodologia di programmazione per il web, il secondo è RT1, notate che RT1 ha uno spazio, il terzo è
paradigmi di programmazione con uno spazio davanti, sistemi operativi, basi di dati e hanno tutti uno spazio davanti. Quindi per ora sembra tutto a posto, ora togliamo questi spazi. Come facciamo a togliere questi spazi? Beh, intuitivamente noi potremmo dire cicliamo, e fatemelo fare però prima, cicliamo su corsi con un for e per ogni corso togliamo lo spazio. Voi ricorderete che esiste un metodo che si chiama trim, proprio delle stringhe, che rimuove gli spazi bianchi da sia alla fine che all'inizio della stringa. E in questo contesto gli spazi bianchi sono tutti i caratteri considerati spazi bianchi, quindi lo spazio, il tab, ovviamente lo spazio vero e proprio, lo spazio, il tab, spazi che non breaking, e anche tutti i terminatori di linea, quindi anche gli a capo, come abbiamo noi nel nostro caso di paradigmi di programmazione, dove c'è uno spazio, dove c'è un a capo e poi c'è anche uno spazio. Quindi dovremmo togliere tutto questo utilizzando trim. Quindi intuitivamente faremmo una cosa del genere. For const corso in corsi, of corsi, scusate, aperta graffa, corso.trim. Allora, se andiamo a vedere la documentazione di trim, ci dice che trim ritorna una nuova stringa rappresentante la stringa chiamante senza spazi. Quindi corso, dato che corso abbiamo tolto gli spazi, dovremmo inserirlo da qualche parte. Perché upTrim ritorna una nuova stringa? Perché trim ritorna una nuova stringa? Beh, per il semplice fatto che le stringhe in JavaScript sono immutable, sono immutabili, non si possono cambiare. Quindi non possiamo togliere un carattere da una stringa e salvarlo all'interno della stessa stringa. Quindi qui, sempre intuitivamente, vorremmo scrivere corsi di qualcosa. La prima volta corso di 0, la seconda, e togliamo lo spazio, la seconda volta corsi di 1, la terza volta corsi di 2, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui vorremmo scrivere un indice. Come facciamo a scrivere un indice? Da qui è un po' un problema, perché non abbiamo un indice. Quindi intuitivamente è corretto usare un ciclo, intuitivamente sicuramente dobbiamo usare un trim, ma non in questo modo. Allora, come possiamo fare? A noi servono due cose, in questo for. Serve il contenuto del singolo campo, la singola stringa, il singolo corso, quindi questo per esempio, e ci serve anche il suo indice. Ci servono entrambe queste due informazioni. Informazioni che un array ha. Un array contiene sia l'indice, ha un indice, sa benissimo a quale indice è associato quale valore, in questo caso quale nome di corso, quale stringa. Quindi si tratta di farci dare da corsi entrambe queste informazioni. Allora, un array ha un metodo, un qualcosa per farci dare sia l'indice, sia la coppia indice e valore? Controlliamo. Allora, questi array controlliamo nei metodi. Controlliamo nei metodi copia, riempi, dividi. Qui non sembra niente. Metodi che non modificano l'array e ritornano un nuovo array. Concatenazione, filtro, index, join. Niente. Metodi di iterazione. Ecco, qui è più interessante perché il for of vuole un oggetto dopo l'of che sia iterable, quindi su cui possiamo iterare. Quindi uno di questi potrebbe essere la cosa buona. Vediamo. Entries. Ritorna un nuovo array iterator che contiene la coppia chiave valore di ogni index nell'array, che sembra sia proprio quello che vogliamo noi. Una coppia chiave valore di tipo array iterator che contiene l'indice e, come chiave, e il valore associato a quell'indice.
Perfetto, controlliamo se è proprio quello che vogliamo. Vedete che array.entries abbiamo 0 a 1 b. Quindi è proprio quello che ci serve. E noi non dovremmo chiamare il punto next perché sarà il ciclo a chiamare il punto next tutte le volte che l'avremo bisogno. Quindi apparentemente è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Qui c'è un esempio di come si usa in un for, perfetto, per costante indice elemento in un array di of nome dell'array.entries e abbiamo separatamente l'indice e l'elemento. Quindi facciamo la stessa identica cosa. Per corso costante i, virgola, c, dove i è l'indice, c è il nome del corso, di corsi.entries. Quindi a questo punto corsi di i va benissimo e qui questo corso l'abbiamo chiamato c, quindi c.trim. Togliamo gli spazi dal valore estratto e lo rimettiamo nel suo indice corretto. Salviamo e proviamo. Ci dà errore, corsi.entries is not iterable. Perché? Perché giustamente entries è un metodo, quindi mancano le parentesi. Perfetto, vedete che adesso nella debug console nessuno di questi corsi, nomi di corsi, ha uno spazio o una capo, neanche paradigmi di programmazione. Quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo, creare un array che contenga il nome, un nome per posizione, assicurandosi che non ci siano spazi. Quindi, mettiamo un po' di commenti. Questa è la lista dei nostri corsi. Con questo abbiamo creato un array con un corso per posizione, con un nome di corso per posizione. E qui abbiamo tolto gli eventuali. Quindi creare, facciamo così, creare, togliere gli eventuali spazi bianchi prima e dopo ogni nome di corso. Perfetto. A questo punto in corsi abbiamo tutto quello che ci serve per la prima parte. Ora ci chiede creare un secondo array calcolando gli acronimi. Quindi dobbiamo creare gli acronimi e poi memorizzarli in un array, assicurandoci che gli acronimi siano maiuscoli. Quindi creare gli acronimi per i corsi. Allora, è un array, quindi sicuramente ci serve una variabile che possiamo chiamare acronimi e che possiamo inizializzare a un array anche perché è costante, quindi viene creata con const, quindi dobbiamo per forza inizializzarlo in questa riga. Ora, come possiamo creare gli acronimi per i corsi? Noi sappiamo che gli acronimi, noi vorremmo, prendiamo paradigmi di programmazione come esempio, noi vorremmo, partendo da questo, ottenere una cosa che sia P, che è la prima lettera, D, che è la seconda lettera, e di nuovo P, che è la terza lettera. Quindi paradigmi di programmazione diventerà P di P, tutto maiuscolo, però il tutto maiuscolo sembra la parte relativamente facile. Quindi ottenere una cosa del genere e poi farlo diventare tutto maiuscolo. Facciamo un altro esempio corto, così è veloce, sistemi operativi SO e poi SO maiuscolo. Allora, come otteniamo questo acronimo? Prendiamo la prima lettera di ogni parola. Come facciamo a dividere ogni parola? Possiamo fare come abbiamo fatto per creare l'array dei corsi. Invece di tagliare sulla virgola, però potremmo tagliare sullo spazio. Allora, se noi per ogni elemento di quell'array prendiamo questo,
tagliamo sullo spazio, otteniamo paradigmi, otteniamo un array paradigmi di programmazione. A quel punto, da questo array, potremmo prendere per ognuno di questi valori, potremmo prendere il primo elemento di ogni, la prima lettera, diciamo, il primo carattere di ogni elemento di questo array. Quindi da qui prendere la P, da qui prendere la D e da qui riprendere la D. E poi metterlo maiuscolo. Quindi questo sembra fattibile. Cicliamo sull'array partendo da, prendiamo un valore dell'array alla volta, lo dividiamo, lo creiamo un nuovo array partendo da questo, col metodo split, esattamente come abbiamo fatto prima, e poi prendiamo il primo carattere, quindi l'elemento di indice 0 all'interno di questa stringa, e li concateniamo insieme e li mettiamo maiuscoli. Quindi, se questo è quello che vogliamo fare, cosa ci serve? Ci serve, abbiamo detto, ciclare sull'array, quindi for const c of corsi. Dobbiamo ciclare sull'array e dividere alla e dividere per ogni elemento dividerlo sullo spazio. Quindi c.split dove dividiamo appunto sullo spazio. Split, come sappiamo da prima, ci dà una nuova stringa. Non si può modificare la stringa presente lì perché le stringhe sono immutabili. Quindi questa qui si potrebbe chiamare, visto che quello questo, che questo C è il nome del corso, potremmo chiamarla parole. Quindi dividiamo le singole parole. Questa parole sarà un array con le singole parole del nome corso. A questo punto, cosa abbiamo detto che avremmo dovuto fare? Quindi ciclare sull'array, prendere ogni elemento, dividerlo sullo spazio e poi prendere il primo carattere di ogni singola parola, in questo caso. Quindi ricicliamo su parole stavolta, P of parole, e prendiamo il primo elemento di parole e prendiamo il primo elemento di parole. Dove lo mettiamo questo primo elemento di parole? Da qualche parte, e siccome è un acronimo, avremo bisogno di prendere queste tre parole, di prendere questo P0 per ognuna di queste e metterle insieme. E, per esempio, in paradigmi di programmazione, prendere il primo, concatenarlo col secondo e concatenarlo col terzo. Quindi ci servirà una variabile di supporto che potremmo chiamare acronimo, possiamo inizializzare a stringa vuota, e qui dire che acronimo è più uguale P. Allora, vediamo se quanto abbiamo fatto finora funziona. Allora, quello che ci aspettiamo qui è che dopo questa istruzione, dopo questo ciclo for, per ogni volta avremo, per esempio, sistemi operativi, dovremmo avere SO. Poi noi lo vogliamo ancora maiuscolo, ma questo è quello che ci aspettiamo. Allora, proviamo a vedere se il risultato per ora è quello che ci aspettiamo, che ci può soddisfare. Però invece di scrivere console.log, proviamo a utilizzare il debug. Quindi mettiamo un breakpoint qui, vedete? Eccolo qui, schiacciando a fianco il numero si inserisce un breakpoint. Se facciamo run e debug, lui si ferma ovviamente al breakpoint che abbiamo messo sull'ultima riga e ci dà qui la possibilità di
continuare, fare step over, fare step in dentro la funzione log, step out la funzione log, ripartire o stoppare il debug. Ma qui a fianco nelle variabili, per esempio, vediamo lista, che contiene tutto. Vediamo corsi, che ha in effetti i vari elementi separati. Vediamo acronimi, che è vuoto a questo punto, in questo momento. Non vediamo acronimo, perché non vediamo acronimo? Perché acronimo, vediamo poi tutta una serie di valori globali, che sono quelli di JavaScript, quindi lasciamoli chiusi in questo momento. Non vediamo acronimo perché qui fuori acronimo non è visibile. Lo scope di questo è confinato all'interno di questo ciclo for che inizia a riga 18 e finisce a riga 23. Quindi stoppiamolo, per esempio, e mettiamo un breakpoint qui. E rieseguiamo. A questo punto, in questo blocco, abbiamo acronimo e vediamo che abbiamo P perché questo blocco più interno è valido solo qui, ovviamente. Nel blocco superiore abbiamo acronimo. Nel blocco ancora superiore abbiamo C, che è metodologia di programmazione, e poi c'è la parte locale. Quindi questo elenco di blocchi parte dal blocco, dal blocco con scope più piccolo e va su fino ad arrivare al locale e fino ad arrivare al globale. Quindi se noi facciamo avanti, noi vediamo che acronimo diventa M, poi aggiungiamo una D e poi aggiungiamo una P. Quindi metodologie, M, D, P, ci aspettiamo adesso un'altra P, poi ci aspettiamo una I e poi ci aspettiamo una W, che ovviamente non vediamo nel debug perché siamo passati alla parola successiva che è reti2. Però la strada sembra giusta e sembra corretta. Quindi stoppiamo questo, togliamo il breakpoint in questo momento. Quindi sembra funzionare, ora dobbiamo mettere però gli acronimi maiuscoli. Come mettiamo maiuscoli, se ricordate dalle slide, ma possiamo anche controllare qui, se cerchiamo upper case, ecco qui, c'è un metodo che dice to uppercase che ritorna la stringa convertita a uppercase. Quindi, di nuovo, non modifica la stringa in essere, ma restituisce una stringa nuova. Ma nel nostro caso non è un problema perché tanto già stiamo memorizzando una variabile per la stringa nuova. Quindi qui possiamo scrivere to uppercase, ed essendo un metodo con le parentesi. A questo punto abbiamo calcolato l'acronimo del singolo corso maiuscolo, invece di metterlo maiuscolo alla fine, mettiamo maiuscolo a ogni lettera, tanto non cambia molto, ma dopo aver calcolato l'acronimo di ogni singolo corso, dobbiamo salvare questi acronimi nell'array acronimi, salvare i vari acronimo che abbiamo creato nell'array acronimi. Quindi acronimi.push di acronimo. Perfetto. Quindi ricapitoliamo. Abbiamo ciclato sui corsi, abbiamo diviso le singole parole di ogni valore di corsi, quindi di ogni nome di corso, e poi nuovamente abbiamo ciclato sulle singole parole prendendo la prima lettera di ogni parola e mettendo la maiuscola. L'abbiamo salvata in una variabile e questa variabile poi la andiamo a mettere in un array che conterrà i vari acronimi, uno per ogni riga. Quindi, se adesso vogliamo provare a stampare la variabile acronimi, l'array acronimi dovrebbe avere la stessa lunghezza di corsi. Dovrebbe avere la stessa lunghezza di corsi e avere per ogni corso l'acronimo allineato. Ecco qui. Vediamo che l'array hanno entrambi 5 elementi, giustamente. Una è metodologie di programmazione per il web, metodologie di programmazione per il web, l'altro reti 1, paradigmi di programmazione, sistemi operativi, basi di dati e sistemi informativi. Quindi gli acronimi sono stati
stampati correttamente, sono stati creati correttamente e sono nell'ordine giusto. Perfetto. Ora ci chiede stampare la lista risultante di acronimi e nomi. Ok. Quindi ci serve un qualcosa che per ogni acronimo mostri il suo nome. Come possiamo fare? Quindi, stampare, acronimi e nomi allineati. Quindi noi vorremmo una cosa del genere. MD, quindi vorremmo stampare questo, per esempio trattino, metodologie di programmazione per il web. SO, trattino, sistemi operativi, eccetera. Vorremmo stampare questo, dove i primi sono nell'array che si chiama acronimi e i secondi sono nell'array che si chiama corsi. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Notate che nell'esercizio a un certo punto il punto extra è in ordine alfabetico per acronimi. Tenetelo a mente. E cosa possiamo fare? Beh, possiamo per esempio ciclare o sui corsi o sugli acronimi e per ognuno di essi stampare l'elemento che è presente nell'altro array allo stesso indice. Tanto sappiamo che sono allineati. Quindi metodologie è il primo elemento del primo array e la sua sigla è il primo elemento dell'altro array. Reti 1 è il secondo elemento del primo array ed è proprio anche il secondo elemento della lista degli acronimi. Quindi possiamo stampare questo, trattino, questo. Come facciamo? Allora, sicuramente ci serve un ciclo. Sicuramente ci serve una variabile. Non stampiamoli direttamente, ma mettiamoli in una variabile. Quindi fatemi creare una variabile che chiamiamo output, che sarà un array. Così memorizziamo le coppie. Perché usiamo una variabile? Ma per un fatto semplice, perché così ci portiamo avanti per la parte extra, che è quella stampare in ordine. Così ordiniamo quell'array e siamo a posto. Quindi console.log output. Qui ovviamente potremmo non utilizzare l'array e stampare direttamente all'interno di questo ciclo. Quindi questo è quello che vogliamo ottenere. Come facciamo? Allora, di nuovo, noi potremmo dire const A, che sta per acronimo, of acronimi. Quindi cicliamo su ogni acronimo. E poi per ogni acronimo potremmo fare output.push l'acronimo più un trattino più il corso corrispondente. Qual è il corso corrispondente di A? Bella domanda. Quando A è il primo, allora questo dovrebbe essere il primo. Quando A è il secondo, allora dovrebbe essere il secondo. Quindi qui ci farebbe tanto piacere poter scrivere una cosa così. Sapere qual è l'indice a cui è associato A in modo da poterlo utilizzare per recuperare l'elemento anche nell'altro array. Ma noi questo lo sappiamo fare, perché l'abbiamo già fatto prima, l'abbiamo fatto qui. Con entries sappiamo l'indice e il valore di ogni elemento dell'array. Quindi utilizziamo la stessa cosa. Const di i, virgola, a di acronimi.entries, che è sempre un metodo. Quindi qui possiamo stampare a e possiamo stampare corsi di i. A questo punto, in output dovremmo avere tutto. Salviamo e eseguiamolo. Allora, commentiamo un attimo questi due, perché sennò non si capisce cosa ci sta stampando. E rieseguiamolo un'altra volta. Ok, perfetto. In effetti vediamo che ci sta stampando tutto correttamente. Quindi acronimo, nome,
acronimo, nome, acronimo, nome, acronimo, nome, acronimo, nome. Nel giusto ordine, perché giustamente i due array erano dello stesso ordine, creati nello stesso ordine. Quindi questo risolve il stampare la lista risultante di acronimi e c'è un altro modo per scrivere questa riga. Questa è concatenazione di stringhe, prendiamo una stringa più un'altra stringa più un'altra stringa. Concateniamo tre stringhe. Potremmo anche, visto che l'abbiamo usati all'inizio, usare i literal anche in questo caso. L'abbiamo visto a lezione. Potremmo togliere queste virgolette e togliere più e inserire tutto dentro un literal, quindi con questi backtick, con questi accenti gravi. E come facciamo a far sì che questo A non venga stampato come lettera A, ma venga stampato come valore? E corsi di i non venga stampato corsi di i a schermo, ma venga stampato come valore. Dobbiamo fare interpolazione. Allora, se ricordate dalle slide, se noi facciamo così, quindi dollaro aperta graffa e chiusa graffa, e di nuovo dollaro aperta graffa e chiusa graffa, quello che JavaScript fa è, quando trova questo simbolo, dollaro aperta graffa, controlla che questo sia una variabile. Prima di tutto nel suo blocco e poi nei blocchi sovrastanti. In questo caso questa variabile in questo blocco esiste ed è proprio A e quindi rimpiazzerà, ed è proprio questa, quindi il valore dell'acronimo, e quindi rimpiazzerà al posto di A metterà il suo valore effettivo, quindi nel nostro caso MDPPIW. E farà la stessa cosa di corsi, quindi JavaScript riconoscerà che questo è un literal, quindi starà attento in un certo senso a vedere che se c'è un dollaro e aperta graffa, allora dovrà fare interpolazione di stringhe. Quindi farà interpolazione di stringhe, prenderà il contenuto di questo A e lo mostrerà qui, lo inserirà lì come fosse una stringa, poi c'è uno spazio che è una stringa, c'è un trattino che fa parte di una stringa, nessun problema di interpolazione, un altro spazio, e poi trova un altro dollaro aperta graffa e quindi si aspetta che questo sia una variabile, un oggetto JavaScript a cui recuperare il valore. Qual è questo oggetto JavaScript? È corsi, che non è definito in questo blocco, ma è definito a livello locale e quindi può recuperarlo, e in particolare corsi di i, dove invece i è definito a questo livello. Quindi accederà al iesimo elemento di questo array e inserirà, interpolerà come testo il contenuto di questo array. Salviamo e stampiamo per verificare che tutto funzioni e in effetti vedete che tutto continua a funzionare esattamente come prima. Quindi questo è un modo diverso, basato sull'interpolazione, molto più in un certo senso potente della concatenazione di stringhe. In questo caso non cambia tantissimo, ma in altri contesti può essere più comodo, più veloce scrivere così rispetto a ricordarsi di mettere vari più, poi vari spazi prima e dopo le parentesi, prima e dopo le virgolette, e in più ci permette di utilizzare, se volessimo, delle virgolette qui dentro senza dover utilizzare backslash o simili per dire che quello non è un carattere valido in una stringa, perché questo è aperto come un literal. Questo è giusto per dare un'alternativa. Quindi questo funziona, ora ci avanza solo il punto extra, in ordine alfabetico per acronimi. Allora, dato che noi abbiamo memorizzato tutto in questo output che è una stringa, e questa che è un array di stringhe, e questo array di stringhe inizia con l'acronimo, quello che dobbiamo fare è ordinare questo array secondo la sua prima parola, secondo quello che è presente in ogni elemento dell'array. Dato che l'array inizia per gli acronimi, abbiamo ovviamente la vita facile, perché ordinando questo array in realtà stiamo ordinando gli acronimi. Come possiamo ordinare un array? Di nuovo, potremmo scriverci qui un ciclo, o scrivere un algoritmo di ordinamento, un quick sort o quant'altro, o più probabilmente vedere se output ha, come array, ha un modo di essere ordinato. Quindi output punto, per esempio, potrebbe chiamarsi sort. Infatti c'è un metodo che fa sort an array.
Quindi sort possiamo andare a vedere, se vogliamo, nella documentazione, sort ordina gli elementi di un array in place, bene, quindi non ci restituisce un nuovo array, ma modifica l'array attuale, quindi non dobbiamo creare una nuova variabile per memorizzare l'array, e l'ordina, e l'ordine di default è quello ascending, e si ottiene in questo modo. Quindi marzo, gennaio, febbraio e dicembre con ordinamento normale diventa dicembre, febbraio, gennaio e marzo. Quindi in ordine alfabetico, dalla A alla Z. E per i numeri, da di nuovo in ordine alfabetico. 1, quello che inizia, i due che iniziano con l'1, poi quello che inizia col 2, poi quello che inizia col 3 e poi quello che inizia col 4. È possibile anche fornire opzionalmente una funzione che definisca l'ordine. Se questa funzione non esiste, non è inserita, gli elementi vengono convertiti in stringa e poi ordinati in ordine alfabetico. E qui poi ci sono una serie ovviamente di esempi con cui, per esempio, anche funzioni di ordinamento varie, per esempio per ordinare dei numeri. Quindi, ma noi abbiamo delle stringhe, quindi questo sort è quello che ci basta, quindi possiamo fare run. Facendo run vediamo in effetti che il primo acronimo è quello con la B, base di dati, poi c'è la M, poi c'è la P, poi c'è la R e infine c'è la S. Perfetto. Quindi questo ordina l'array acronimi nomi dei corsi. E ovviamente stampa il risultato. Ok, questo chiude anche questo secondo esercizio. La prossima settimana, il prossimo video, sarà invece la continuazione della teoria, diciamo, in lezione di JavaScript come linguaggio di programmazione. Quindi andremo avanti, vedremo gli oggetti, vedremo le funzioni e quant'altro.